In questo video andiamo a vedere le 5 monete dell'Uruguay rare di valore. Iniziamo con questa moneta da 20 centesimi del peso uruguayano del 1942. Raffigura sul dritto il volto di un uomo con attorno alla propria testa delle foglie di alloro. Attorno la scritta Repubblica Orientale dell'Uruguay con l'anno di conio. Sulle rovesce invece delle spighe che indicano praticamente l'agricoltura dominante presente nel paese, ovvero appunto il grano. Sotto l'immagine il valore da 20 centesimi del peso uruguayano ed è una moneta composta per lo 0,7 grammi da argento, ha un diametro di 18 mm, pesa in totale 3 grammi e vale nel mercato del collezionismo ben 300 volte il suo valore originario, ovvero 3 euro. La moneta da un peso uruguayano, anno 1942-1943, raffigura sul dritto il volto di José Gervasio Artigas Arnal, che è stato un politico militare di fine 800, considerato dal paese un eroe nazionale. Infatti lui prese parte alla guerra di indipendenza che portò appunto alla nascita del paese indipendente Uruguay. Attorno al suo volto la scritta Repubblica Orientale Uruguay con l'anno di conio, sulle rovesce invece l'immagine di questo animale che è molto presente nel paese ed è il puma. Il puma lo potrai vedere mentre cammina sullo sfondo un sole che lo illumina. Sotto il valore da un peso, mentre ancora più sotto una lettera S che indica praticamente che è stata emessa dalla zecca uruguayana. Moneta composta per lo 0,7 grammi d'argento. Ha un diametro di 27 mm, pesa in totale 9 grammi e vale nel mercato del collezionismo 7 euro. La moneta da un peso uruguayano del 1917 raffigura sul dritto lo stemma del paese, che non è altro che un cerchio ovale che racchiude al suo interno altre 4 raffigurazioni. In alto a sinistra è una bilancia che simboleggia l'uguaglianza e la giustizia. A destra un forte sopra un monte dominante sul mare. Questo raffigura praticamente il simbolo di forza e si trova praticamente nella capitale di Montevideo, nel quartiere montevideano. Sotto a sinistra il cavallo che simboleggia la libertà, mentre in basso a destra questo animale, il bue, che simboleggia l'abbondanza. Attorno allo stemma delle foglie di alloro, con attorno altre scritte che sono la Repubblica Orientale dell'Uruguay e l'anno di conio 1917. Sull'altro versante di questa moneta andiamo a vedere l'immagine, il busto di Artigas, padre fondatore dell'Uruguay, con un motto attorno che rafforza praticamente l'indipendenza ottenuta dal paese, tradotta praticamente significa libertà. Nessuna offesa o paura. Questa moneta è una moneta composta da argento per lo 0,9 grammi. Vediamola, scusate, vediamola nella sua interezza. Eccola qua.
ha un diametro di 37 mm, pesa in totale 25 grammi e vale nel mercato della numismatica 30 euro. La moneta da 50 centesimi del peso uruguaiano emessa tra il 1877 e il 1894 raffigura sul dritto l'emblema ufficiale del paese, che nel tempo ha avuto diversi cambiamenti, modifiche nelle sue rappresentazioni e divenne definitivo nelle simbologie del 1908. Sul rovescio invece l'immagine da 50 centesimi, quindi il valore nominale espresso sia in lettere che in numeri sul centro, le foglie di alloro che lo attornano e di nuovo una scritta di libertà e costituzione. Sotto la corona di alloro l'anno di conio e insieme a una moneta composta d'argento per lo 0,9 grammi, ha un diametro di 33 mm, pesa in totale 12 grammi e vale una ventina di euro per le edizioni coniate negli ultimi anni di emissione, mentre 41 euro per quella coniata nel suo primo anno di emissione, ovvero il 1877. La moneta da 20 centesimi del peso uruguaiano del 1840 raffigura sul dritto il sole simbolo del paese e presente nella bandiera uruguaiana, conosciuto come il nome di Sol de Mayo, tradotto sole di maggio. Deriva dalla tradizione storica del dio sole del popolo Inca, venerato da questa popolazione antica precolombiana tra il XII e il XVI secolo. Sul rovescio, il numero 20, che indica appunto il valore nominale di questa moneta, sopra la scritta centesimo, centimos, che significa centesimi, e nell'insieme è una moneta composta interamente da rame, pesa in totale 27 grammi, ha un diametro di 37 mm e vale nel mercato della numismatica 66 euro. E abbiamo finito in questo video, ti ringrazio per avermi seguito fin qui, ricordati di iscriverti al canale se sei interessato al mondo della numismatica, della filatelia o anche del collezionismo in generale e ci sentiamo al prossimo video, ciao! Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, let it